Con la quinta vittoria casalinga consecutiva in campionato, la Vibonese batte anche il Locri con una doppietta di Convitto, scatenato e pungente, con la prima occasione procuratasi già dopo 7 minuti. La Vibonese parte subito lancio in resta, ma il Locri sembra reggere gli assalti dei padroni di casa fino al 37esimo, quando Giuliano imbecca in aria il solito Convitto che infila il portiere ospite. Neanche il tempo di rientrare in campo dall'intervallo, che è sempre Convitto a trovare il raddoppio dopo 7 minuti con un tiro dai 30 metri per il suo personale centro stagionale. Il Locri prova a reagire, ci mette il cuore, ma nulla può contro i ragazzi di Mr. Bush, che appaiono lucidi e ben organizzati. Carbone salva l'imbattibilità della porta di Del Bello e prima del triplice fischio finale arriva anche il classico gol dell'ex con La Rosa che centra il 3-0 finale. La Vibonese si conferma la terza forza del campionato ad un punto dal Siracusa e 3 dal Trapani. Una squadra bella e vincente che in qualunque altro girone sarebbe certamente in testa alla classifica, ma che in questo si ritrova a lottare contro corazzate che non sembrano accennare debolezze. I rossoblù sono comunque in corsa, continuando a vincere, dando prova di forza e di squadra compatta che guarda con fiducia verso il traguardo più importante. A volte alcune partite sono perfette o quasi, perché la perfezione non esiste. E a volte alcune partite vinci, ma per certi versi non va bene. Io purtroppo cerco sempre di chiedere il massimo dai miei giocatori, ma non a livello tecnico, a livello di testa. E sapevamo che oggi il Locri veniva qua a portare via anche un punto che per loro poteva essere un punto importantissimo e quindi la difficoltà io sapevo che partita dovevamo affrontare. Non mi è piaciuto l'atteggiamento del secondo tempo e, sai, quando vinci è troppo facile dire siamo contenti, ma io nella vittoria devo sempre cercare di capire quello che non è andato e quello che è andato e, si poteva gestire meglio il secondo tempo, si potevano gestire tante situazioni in maniera più tranquilla e più serena e quindi sono contento a metà. Sarebbe facile, perché sai, siamo, quando uno vince abbiamo vinto e tante volte le vittorie nascondono delle insidie e a me non piace, io sono sincero, non mi va di fare finta, no? non mi piace essere uno che fa finta. Non sono contento soprattutto per il secondo tempo, per come abbiamo gestito la partita e bisogna migliorare tanto sotto questo aspetto e essere meno io e pensare più alla squadra. Questo è quello che posso dire, quindi è normale che questi ragazzi va fatto non i complimenti, ma di più per quello che stanno facendo, per quello che stanno portando alla Vibonese, perché sono tutti ragazzi nuovi e stanno dimostrando di avere un attaccamento importante alla maglia, e alla società, e stanno cercando di fare il massimo di quello che possono fare. È normale che certe situazioni come oggi, soprattutto nel secondo tempo, non bisogna pensare a se stessi, bisogna pensare sempre alla squadra.